non è, è una lettera per voi. Ed è una lettera che non è triste, non vedetela come triste, ok? Sono solo dei pensieri buttati giù di getto, ok? Ma non sono tristi. No, abbiate pazienza se leggerò male o se mi emoziono o cose di questo genere. Sono facile alla lacrima ultimamente. Carissimi voi, questa mia è destinata agli amici che in questa difficile fase della mia vita mi sono stati vicini. Il sentimento che prevale è la gratitudine sincera, perché la vostra presenza affettuosa è per me una fonte di consolazione e forza. Penso che nelle malattie e nelle circostanze difficili della vita, la solitudine rappresenti un nemico in più contro il quale lottare. Tanti fattori contribuiscono alla mia guarigione e la condivisione dei bei momenti sono fondamentali, perché danno forza interiore, fiducia nel prossimo e determinazione. Sicuramente questa esperienza ha stravolto la mia vita personale. Anche se so che la malattia, il dolore e la morte fanno parte della vita, quando irrompono violentemente nella propria, hanno la capacità di rimettere tutto e tutti in discussione. I rapporti con le persone e le cose appaiono sotto una luce diversa. La quotidianità è stravolta. Ho vissuto e vivo una condizione nella quale gli orizzonti tendono a modificarsi, le priorità si ristabiliscono, il presente si dilata, perché vorrei vivere la vita con più intensità, lo spazio futuro si restringe. È prepotente il senso del limite e della fragilità umana. Le parole tendono a diventare più scarne ed essenziali, tendo a non ascoltare più discorsi vuoti e inutili. Sento l'urgenza di rallentare la mia corsa, di discernere i percorsi più idonei a rendere la mia vita e quelle degli altri più piena e di recuperare la capacità di investire nelle creazioni di rapporti più veri, più sinceri, più fraterni. Capire se stessi e capire gli altri in tutte le loro diversità. Questo non significa rinunciare alla propria identità e al proprio patrimonio ideale che abbiamo tutti costruito faticosamente nella nostra vita, ma metterli a disposizione della comune umanità evitando arroccamenti pregiudiziali. Sento l'urgenza di rivalutare la tenerezza, la semplicità dei gesti gratuiti nei miei confronti, condizione essenziale per costruire dei rapporti più autentici e per vivere la vita e la propria esistenza con più saggezza e guardarla con occhi diversi e mente aperta. Mi chiedo se non dobbiamo rafforzarci nell'idea che vale la pena di vivere anche per alleviare il dolore che purtroppo fa parte di tutti noi. Basta poco e lo sappiamo. Basta rallentare un secondo la vita frenetica che ci creiamo ed avere un pensiero per qualcuno. Un messaggio, 6 secondi. Una telefonata, 5 minuti. Un gesto gentile, 1 secondo. Un sorriso, 3 nanosecondi. Credo che la scienza e la medicina facciano molto, ma la vicinanza di tutti è basilare. Sono consapevole che ho vinto una battaglia e ne sono felice. So anche che il problema non è definitivamente risolto, il percorso è ancora lungo, ma lo affronterò con serenità e convinta di essere in un tunnel nel quale intravedo una possibile e realistica via d'uscita. Continuate, se vi va, a starmi vicino e a stare vicino alle persone che si affliggono nei vari momenti della vita e che un solo vostro gesto, una sola vostra parola potrebbero far cambiare idea su di essi e trovare una soluzione semplice per voi, ma non agli occhi di chi in quel momento soffre. L'amore e la fiducia che riponete nei vostri splendidi animali, le parole gentili, l'interazione giornaliera, l'attenzione e la sensibilità acquisite nei loro confronti vi aiutino ad allargare i vostri orizzonti e a renderli migliori. A me è successo così. Mi hanno insegnato ad essere presente, disponibile e attenta anche ai bisogni degli altri. Ho visto animali automutilarsi per la scomparsa del proprio compagno. Ho visto cacatua nutrire altri cacatua con becco mutilato. Ho visto specie diverse convivere meravigliosamente insieme.
e non per ultimo avvisarmi spesso con i loro strilli, quando qualcuno di loro era in pericolo. Loro vivono il presente, l'oggi. Lo stormo era casa, protezione, cura, affetto. Ecco cosa ho imparato, l'importanza delle relazioni. E poi non importa se non si è ripagati, non importano le delusioni alle quali gli uomini ti sottopongono nonostante tu faccia del bene. Impariamo dagli animali. Amore incondizionato non vi dice niente. Durante il proprio cammino si incontreranno persone per le quali vale la pena dedicare parole del nostro... Scusa. Durante il proprio cammino si incontreranno persone per le quali vale la pena dedicare parte del nostro prezioso tempo. Questa giornata che mi avete dedicato ne è la conferma. Buona vita a tutti voi e buon Natale, semplicemente Marizia. Buona vita a Marizia. I'm going to go to the hospital.